Domani si ricorda che è passato un anno dall'invasione dei russi e tu hai il nuovo libro che esce, che si intitola Scemi... Sia nelle edicole sia nelle librerie. Quindi sia nelle edicole che nelle librerie, e si intitola Scemi di guerra, la tragedia dell'Ucraina, la farsa dell'Italia, un paese pacifista preso in ostaggio dai no pax. Chi sono gli scemi di guerra? Sostanzialmente sono quelli che dicono scemenze sulla guerra, ma soprattutto quelli che subiscono le scemenze, e cioè i popoli europei, che se sul momento, un anno fa, potevano anche, sull'onda dell'emozione, farsi abbindolare dalla propaganda, dopo un anno dovrebbero avere imparato a vaccinarsi dalla fiaba di Cappuccetto Rosso, come l'ha chiamata il Papa, no? Quando ha detto: guardate che questa guerra non è Cappuccetto Rosso, non c'è il lupo cattivo da una parte e dall'altra la bambina innocente. Da una parte c'è il lupo cattivo, che è Putin, che è l'aggressore, lo dico io prima che me lo ricordi qualcuno, visto che è da un anno che non si può dire niente senza sentirsi ripetere che Putin è l'aggressore e l'Ucraina è l'aggredita. Lo sappiamo tutti, non è che Putin è buono, Putin è cattivissimo. Il problema è che dall'altra parte ci sono i finti buoni, che in realtà si fanno i loro porci comodi sulla pelle delle uniche vere vittime, che sono i cittadini ucraini, e dal punto di vista economico i paesi europei, che stanno pagando carissimo il prezzo di questa propaganda in termini di sanzioni che danneggiano più noi che i russi, in termini di rinuncia ai mercati dell'est che spaventavano molto gli americani, in termini di bollette, in termini di tutto quello che sappiamo. E dopo 300.000 morti forse e 10 milioni di profughi e una devastazione dell'economia europea, forse è il caso di fermarci, di mettere in ordine giorno per giorno, come ho fatto in questo libro, che cosa è successo, e capire per quale motivo ogni volta che si era a un passo da un negoziato, da una tregua, e immediatamente arrivava qualcuno, fosse Biden, fosse Stoltenberg o chi per esso, che faceva in modo che quel tavolo venisse desertificato, per cui noi praticamente dall'aprile scorso non abbiamo più visto le due delegazioni incontrarsi, e di passi avanti ne avevano fatti parecchi. Allora, intanto adesso, Beppe Severnini, c'è in Italia una stampa acriticamente filoatlantica? È questo quello che abbiamo visto e stiamo vedendo da 12 mesi? No. La risposta è no. Però a Marco volevo dire una cosa, che allora il libro, per cominciare, l'ho preso anch'io, quindi Marco 15 euro segna, l'ho comprato in edicola oggi. Come non c'è l'indice dei domani. Nomi, quindi non so. Perché devi chiamare scemi di guerra le persone che non la pensano come te? Guarda che prendere posizione sulla guerra in Ucraina e sulla resistenza in Ucraina è veramente lacerante per molte persone, è un dilemma morale. Non riesco a, sei arrivato addirittura scemi popoli europei. Io penso, certo, che l'Ucraina vada aiutata, ma non ho mai detto, finisco, non ho mai detto che chi non la pensa come me è scemo, scemo di pace o scemo in genere. Io veramente non capisco come si può liquidare chi non la pensa come te come scemo. Questo è un titolo, non mi piace, è quasi, posso dirlo, quasi volgare. Se oltre a comprarlo lo leggerai, scoprirai che non chiamo scemo chi la pensa diversamente da me. Chiamo scemo chi dice scemenze, che è una cosa diversa, ma soprattutto chiamo scemo chi crede a quelle scemenze. Perché noi abbiamo un livello di propaganda che è doppiamente grave. Perché da un lato racconta bugie e dall'altro chi racconta bugie ci crede. Noi stiamo mentendo e in più crediamo alle balle che raccontiamo e illudiamo gli ucraini. Ma quali sono le balle più, come le chiami tu, più gravi? Perché io intanto vorrei solo, nel caso dei giornali e dei giornalisti italiani, che mi pare stiano facendo da un anno comunque, tra chi ha una linea più filoatlantista, chi invece più filo pacifista. Ma per me si può essere filo, si può essere filo quello che si vuole, a parte il fatto che la stessa cosa non viene riconosciuta a chi la critica questa propaganda, perché Severnini si lamenta per il titolo del libro, ma per un anno chiunque abbia messo in dubbio che Biden è un santo,
che Stoltenberg è un santo e che bisogna mandare le armi, veniva additato anche dal suo giornale in prima pagina la lista dei putiniani. Ecco i putiniani d'Italia schedati dai servizi segreti. Poi i servizi segreti hanno divulgato il report e si è scoperto che 6 nomi su 11 ve li eravate inventati voi sul Corriere della Sera, perché non c'erano. Di questa faccenda, quindi, questa cosa vergognosa è durata un anno e deve finire, perché è stato criminalizzato chi criticava il pensiero unico. L'altro giorno un premio Pulitzer che si chiama Seymour Hersh ha portato le prove del fatto che i gasdotti Nord Stream 1 e 2 non se li è autosabotati Putin dopo averci speso 21 miliardi di euro, sono stati sabotati dagli americani con i loro alleati fanatici del Nord Europa. Questa notizia, firmata da un premio Pulitzer, non ha avuto alcuna udienza. I social di regime l'hanno qualificata come fake news. Noi arriviamo a qualificare come fake news lo scoop di un premio Pulitzer perché non asseconda la propaganda, allora, della Casa Bianca. Noi abbiamo raccontato che in pochi giorni la Russia sarebbe andata in default per le sanzioni. La Russia è in ripresa economica. Adesso lo vediamo, il default lo vedremo dal stiamo punto rischiando di Paolo noi. Pagliaro. Abbiamo raccontato che Putin era praticamente morto. Gli abbiamo attribuito tutte le malattie del mondo. Ma queste sono le guerre anche di propaganda, dove è difficile per i giornalisti districarsi. Il libro non sono giudizi miei. Solo una frase. Io sto solo dicendo che se c'è qualcuno che ha liquidato, come il titolo del tuo libro è qua da vedere, come scemi di guerra, che ripeto è un'affermazione grave, chi non l'aveva, è stata questa parte. Io ho ascoltato in televisione, non necessariamente da te, da un sacco di altra gente, delle cose secondo me molto gravi, mentre invece da parte di chi come me, e siamo in tanti, e sono tutti i governi europei, ti segnalo che tutti i governi europei sostengono le cose che io banalmente ho appena detto. Su questa linea ci sono tutti i governi europei di ogni colore, tutti scemi pure questi, tutti scemi? Allora, voglio fare intervenire... Naturalmente non è vero niente, perché come dice spesso Lucio Caracciolo, l'Europa ha almeno 4 posizioni completamente diverse. Ci sono paesi europei che non hanno mai mandato nemmeno una pistola all'Ucraina, ci sono paesi che ne hanno mandati molte di armi, paesi che non applicano le sanzioni. Sì, ma questo perché l'Europa, e lo stesso nella in tante NATO, occasioni, quindi non è vero niente. Unite, cercano di non trovare è vero un niente. Minimo quello comune denominatore. Quello che ha detto Beppe Severini però, non è no, vero, però molto voglio... Voglio semplicemente ricordare anche qui il Consiglio europeo ha preso una posizione chiarissima, tutti insieme. Ci sono paesi che non mandano armi, paesi che non fanno sanzioni. L'Ungheria, per esempio, no, sì, ma praticamente l'Ungheria. Ce ne sono, no, voglio dire sono che varie però, sfumature. La Spagna ha mandato quasi niente. Gli europei e i paesi dell'Unione Europea hanno aiutato con soldi e con armamenti. Tutti, moltissimo l'Ucraina, ma qui oggi stiamo discutendo anche del fatto che tu accusi la stampa italiana di essere troppo filoatlantista e di raccontare un sacco di balle. No, no, filoatlantista è liberissima, quelle sono di idee. Di raccontare un sacco di sono balle. Idee. L'importante è non raccontare balle, dato che sono state raccontate un sacco di balle, io le ho virgolettate, dopodiché uno le trova, mi dirà non ho detto questa cosa e allora è una cosa diversa, ma dire che Putin voleva occupare l'intera Europa, come disse Severgnini in questa trasmissione, che se non ci fosse la NATO sarebbe già a Lisbona, secondo me è una scemenza. Mi dispiace, non Beppe. Non ho mai detto una frase dispiace, del genere. Ma mi non dispiace ho mai detto una frase del genere. Ma c'è ho su detto YouTube. Che Putin che conquista se l'Ucraina non ci mi fa fosse più la paura. NATO, Putin sarebbe a Lisbona, hai detto. Ma e era poi un hai questo, aggiunto, immagino, e poi no? Hai aggiunto che tanto vinciamo noi perché siamo 41. Questa è un'altra balla, perché l'idea che la NATO sia il mondo appartiene alla piccola retorica del nostro piccolo mondo antico. Sai quanti sono no, i paesi che non sanzionano la Russia o che non stanno la famiglia con noi? Delle democrazie, i paesi che stanno con Putin e che non stanno con noi sono l'87% della popolazione mondiale. La NATO non è il mondo, la NATO è una esigua minoranza del mondo. Putin l'Europa è molto meno isolato di come avete raccontato, e questa è la ragione per cui
cui le sanzioni non funzionano. No, chiudo dicendo, se l'ho detto, non mi sembra di averlo detto, ma è possibile, chiaramente come hai detto tu Lili, era un paradosso, vuol dire Putin che conquista, stupra, occupa l'Ucraina come intendeva fare perché ha attaccato Kiev, adesso sono la Est, ma ricordiamoci come entrato. È cominciata questa storia un anno fa. Allora, Putin che si prende l'Ucraina, a me fa ancora più paura, perché poi cosa gli verrà in mente di fare? Almeno abbia capito che l'Europa, che è la famiglia delle democrazie, non si lascia schiacciare da un signore che pensa di essere lo zar e fa queste robe qua. Secondo me l'Europa mi ha sorpreso, la NATO mi ha sorpreso e lui, secondo me, ha sopravvalutato le sue forze armate russe e ha sottovalutato le democrazie che forse si sono svegliate, che è una notizia bellissima. Forse le avevi sopravvalutate anche tu, se c'è le una ritenevi buona in grado di arrivare a Lisbona. Si sono svegliate, allora, forse. Allora, voglio andare a Kiev, voglio andare da Alfredo Bosco, perché tu sei un giornalista freelance che collabora anche con il Fatto Quotidiano e insieme ad altri 7 italiani sei bloccato da giorni e giorni nella capitale ucraina perché vi è stato ritirato dal Ministero della Difesa l'accredito stampa per potervi recare e poter lavorare nelle zone di guerra. Ma siete accusati di collaborazionismo con i russi? Qual è l'accusa da parte degli ucraini? Noi non abbiamo mai ricevuto un'accusa formale. Questo è il grande problema. I nostri accrediti sono stati quindi sospesi, ma non abbiamo mai avuto un'accusa formale. È stata richiesta dal nostro governo, è stata richiesta dall'ambasciata quale fosse l'accusa per questa decisione, però all'interno di quelli che sono i contatti dei fixer, quindi chi aiuta i giornalisti qua sul posto e di altri giornalisti locali, invece noi abbiamo ricevuto proprio i messaggi in cui veniamo sospettati fortemente di essere non solo collaboratori, ma di fare proprio la propaganda filorussa qui in Ucraina. E le accuse possono basarsi su una questione semplice. Io e Andrea Ceresini abbiamo anche lavorato nei territori separatisti negli anni precedenti alla guerra. Tutto il nostro materiale è completamente pubblico, si può trovare facilmente sul web, sui nostri canali social, ma avere lavorato là sembra che per i servizi di sicurezza ucraini significa meglio sospendere gli accrediti a questi giornalisti, ma sarebbe l'inizio quindi di una divisione, di un filtro tra giornalisti buoni e giornalisti cattivi che spero proprio non ci sia. Sai qual è il peccato mortale di Bosco e degli altri bravissimi? Sono 8 i cronisti a cui il governo di Kiev impedisce di fare il proprio lavoro. È di scrivere senza il permesso di nessuno, senza chiedere il permesso a Kiev e senza chiedere il permesso ai russi. E l'aggravante è avere scritto dal Donbass. Nella propaganda di Kiev e dell'Occidente, in Donbass non è successo niente. La guerra è cominciata il 24 febbraio 2022. Prima non è successo niente. Sì. Putin è impazzito. Non ci sono stati 8 anni di guerra civile dove l'aggressore era Kiev e l'aggredito erano i russofili e i russofoni bombardati e massacrati dalle milizie regolari e da quelle neonaziste. E adesso abbiamo un assaggio di un'altra bugia. Noi ci siamo raccontati per un anno che l'Ucraina è una democrazia. Non è vero. Non è una democrazia come noi la intendiamo. In Ucraina ci sono gli 11 partiti di opposizione che Zelensky ha messo fuori legge. Sì, però anche qui voglio ricordare che quando un paese è in guerra ci esistono le leggi speciali, esistono e metti i provvedimenti fuori legge speciali, i partiti di opposizione, come fa Putin. Che non fosse una democrazia perfetta, lo sapevamo, è uno dei motivi per cui è ancora in attesa di poter entrare nell'Unione Europea. Speriamo che duri a lungo, fino a quando non avranno risolto questi problemi. Ma insomma, in genere le regole altrimenti europee Orbán sono molto severe. Altrimenti Orbán sembrerà Churchill al confronto. Ecco, Brunella Bollolli, scusami, che idea ti sei fatta? Ovviamente io penso che leggerò il libro di Marco Travaglio, anche se sono d'accordo con Severnini, il titolo non è dei più fortunati e dei più magari... Vabbè, un titolo provocatorio. Scrivine uno tu, così gli decidi il titolo. Sì. Io decido il titolo del mio libro. Tu scrivi un libro e fai il titolo che vuoi, no? Funziona certo, così. Oppure la prossima volta ti chiamo e così ti faccio scegliere il titolo del mio lasciamo libro. Lasciamo finire Bollolli. Sono molto contenta di imparare da chi ne sa più di me. Non brava. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.